In un documento di 5 pagine, consegnato stamani a Chieti al candidato presidente del centrodestra alle prossime elezioni regionali, Marco Marsilio, i rappresentanti del mondo del volontariato del sistema trasfusionale abruzzese hanno avanzato in sintesi le loro proposte per migliorare tale servizio. Senatore, il mondo della raccolta del sangue regionale ha avanzato alcune proposte, proposte condivisibili? Assolutamente sì, rimango stupito del fatto che un mondo così prezioso per la nostra sanità che svolge un'azione anche molto efficace. L'Abruzzo è quasi vicino all'obiettivo dell'autosufficienza e sarà per me motivo di orgoglio raggiungerlo al più presto e poter festeggiare questo primato e questo fatto che l'Abruzzo concorrerà così anche all'autosufficienza nazionale e possa divenire un modello. Rimango stupito del fatto che le associazioni lamentano da parte delle direzioni aziendali e delle ASL invece disattenzione, mancanza di coordinamento, mancanza di considerazione. È una questione di cui presto ne terrò conto e presto richiamerò le direzioni aziendali, ospedaliere a valorizzare maggiormente e contribuire maggiormente a far concorrere queste associazioni. Parliamo di Croce Rossa, Avis, Fidas, insomma tutte le associazioni dei donatori e dei volontari per poter raggiungere insieme questo obiettivo e mettere maggiormente a sistema la raccolta del sangue. Nel documento i rappresentanti delle associazioni che operano nella raccolta del sangue e del plasma chiedono ai candidati presidenti della Regione Abruzzo un sostegno per coordinare e migliorare la loro attività. Noi come associazione ci troviamo, associazione dei donatori di sangue, ci troviamo in notevoli difficoltà nel rapportarci con i direttori generali delle ASL, in quanto secondo me non hanno capito appieno l'importanza del sistema trasfusionale abruzzese.